Buongiorno a tutte le autorità e a tutti i giovani qui presenti. Io penso che posso parlare in italiano dalle informazioni ottenute, quasi tutti qui, se non tutti, lo parlano o almeno lo capiscono. Allora, come segnale di accoglienza agli amici italiani, friulani e non solo friulani, anche della Liguria, della Sardegna, che si fanno qui presenti a Santa Maria, parlerò in italiano. Ad ogni modo, ho organizzato anche delle proiezioni che hanno delle frasi più importanti in portoghese e in italiano. E sarà un piacere sempre parlare in portoghese e discutere con gli amici friuli-brasiliani, in portoghese. Ma facciamo questo allora, facciamo questo in segnale di accoglienza a voi. Bene, sono contenta per questo nostro incontro. Lo vedo come opportunità di parlare e di scambiare idee sia con i giovani friulani, discendenti di friulani che sono qui presenti, sia con le autorità che sono ora a Santa Maria. Con questi ultimi sono contenta di poter dialogare perché alla fine sono queste persone che ora costruiscono le politiche pubbliche che riguardano l'attenzione che dobbiamo avere con i friulani e con i discendenti di friulani che si trovano fuori lo spazio geografico del Friuli. E con i giovani, con i nostri amici qui presenti, discendenti di friulani in Brasile, perché questa è un'opportunità di conoscerci, è un'opportunità di sapere e di capire le nostre potenzialità di azione congiunta. Il titolo dell'incontro di oggi mattina ci chiede di dare delle testimonianze su sfide e problematiche degli scambi giovanili. Bene, partendo dal considerare che tutti parlano di un posto, cioè che tutti parlano a partire delle sue esperienze e vivenze personali, le mie parole saranno sempre una testimonianza, perché sono sempre frutto di quello che ho vissuto e di che ho sperimentato nella vita mia. Ma mi permetterò di cominciare andando un po' avanti, avanti dalle singole esperienze, per presentare un'idea della quale penso che dobbiamo partire. Por favor, pode mudar. Bene, pensate con me, perché siamo qui oggi? Cosa ci fa essere qui insieme in questa stanza oggi? Cosa fa con che siamo qui più di 100 persone in mezzo a un paese, il Brasile, di 190 milioni di abitanti? Cosa fa con che siamo noi ad essere qui riuniti oggi? Oggi quello che ci riunisce qui è il passato. A questo primo momento è il passato. È perché il mio trisnonno o il mio bisnonno è uscito dal Friuli una centinaia di anni fa che io mi trovo qui. E è perché i vostri trisnonni, i vostri bisnonni sono anche loro usciti dal Friuli in tempi passati che io mi trovo con voi e non con altre persone qui. Ma non possiamo riunirci soltanto riguardando le cose che si perdono nei tempi passati. Non possiamo vivere, è un'espressione che mi piace, di accendere candele ai morti. Nel mio parere, deve avere qualcosa in più che ci ha fatto lasciare le nostre attività, che ci ha fatto lasciare il nostro lavoro e che ci ha fatto incontrarci qui oggi. Io suggerisco che noi cominciamo a pensare su una comunità di valore. Su una comunità di valore, cioè una comunità unita per passato e valori comuni, certo, ma che ha un senso nel suo esistere, che capisce il senso del suo esistere, un qualcosa con cui si possa contribuire ad arricchire la diversità umana, un insieme di persone che condivide alcuni valori e obiettivi comuni, che realizzati permettono di perfezionarsi dell'individuo
e di tutta l'umanità. Questo di particolare che possiamo dare al mondo, che dai friulani, che come friulani possiamo parlare e dialogare con il mondo, quello di particolare che abbiamo. Bene, sapete che con la creazione dello Stato nazionale moderno, per cui l'idea sarebbe che ogni paese, ogni unità politica, ogni Stato, unità politica amministrativa, dovrebbe avere un popolo e tradizioni comuni, ci hanno fatto credere, insieme a questa idea che è sorta con l'Stato nazionale, che le differenze non erano benvenute. Queste differenze erano, e in tanti casi sono ancora, comprese come quei costumi, tradizioni, lingue, eccetera, che non corrispondevano all'imposizione centrale. Tutto che non perveniva del centro era marginale, non aveva lo stesso valore di quello che veniva dal centro, che c'era trasmesso a partire dal centro. Le storie con i friulani, rimasti o meno nella sua terra, si sono ripetute, con quelli rimasti e con quelli non rimasti. Sul Friuli geografico, quel Friuli, quello spazio friulano che vediamo sulla cartina, sul Friuli geografico sono conosciute tutte le voracità di un centro, io parlo qui della capitale nazionale Roma, che si ricordava dei suoi figli friulani solo in tempi difficili. Turoldo, che era un uomo di molteplici abilità, un poeta, un scrittore, un prete, diceva già che l'Italia non sapeva dell'esistenza dei friulani, che del Friuli solo si ricordava quando aveva bisogno di soldati per andare a morire nelle guerre. E tanti giovani con cui mi sono trovata quando facevo degli studi a Udine, tanti giovani con cui mi sono trovata e con cui ho provato di scambiare qualche espressione friulana imparata con orgoglio, mi dicevano che quella era una lingua di contadini. Sono ancora scettici sul valore del particolare, della ricchezza dell'unico. Questa vergogna della differenza è stata provata anche dagli immigranti friulani in Brasile. Tanti sono stati qui perseguiti come nemici della nazione e soprattutto questo durante le due grandi guerre. È per questo che non trovate qui tanti a parlare l'italiano e il friulano. Se manifestassero le sue radici, venivano perseguiti. Se manifestassero la sua lingua d'origine, le sue tradizioni, venivano accusati di essere nemici della nazione. Oggi, in questo mondo, con queste parole già tanto conosciute, globalizzato, omogeneizzato, le differenze sono già percepite diverse, le differenze sono ricchezze. Si valorizza nuovamente non solo la natura umana, ma anche lo spirito. La creatività brasiliana per pensare oltre schemi prestabiliti sono riconosciuti dai pensatori europei, soprattutto dei francesi, come ideali per pensare questo mondo in transizione. Le sedie, i pannelli elettronici made in Friuli si trovano dappertutto, anche qui all'aeroporto di Porto Alegre. Quello che ci fa diverso viene nuovamente valorizzato, non perché siamo migliori o peggiori dagli altri nelle nostre differenze, ma perché nella differenza diamo la nostra contribuzione originale all'umanità, quello che abbiamo di particolare per dire all'umanità, quello con cui possiamo contribuire migliore per la crescita dell'umanità. Per questo storico, io vi propongo, giovani, di fare una cosa, un qualcosa diverso,